La Guardia di Finanza di Catania scopre un giro di corruzione con base l'Ispettorato del Lavoro. 4 arresti, 5 persone interdette dalle funzioni lavorative. Questione ospedale ad Acireale, il Tribunale per i diritti del malato, Cittadinanza Attiva, promuove un incontro dibattito con i candidati a sindaco. Presentato questa mattina ad Acireale il programma della Festa della Legalità organizzata dalla Diocesi, sabato appuntamento nella Sala Pinella Musmeci. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale, in primo piano le elezioni amministrative. Ad Aci Sant'Antonio partiti e movimenti, alcuni partiti e movimenti ancora alla ricerca di alleanze. Ad Acireale invece il candidato a sindaco Michele Dirre stipula un contratto di legalità con i cittadini, tra gli obiettivi quelli anche di una campagna elettorale corretta e nel rispetto degli avversari. Attività di scerbatura domani prevista ad Acireale nel quartiere Piazza Dante, disposti alcuni divieti nelle strade. Questo è altro all'interno del nostro giornale. Andiamo a cominciare, lo facciamo con l'operazione della Guardia di Finanza, scoperta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania una rete di corruzione e favoritismi. Un'indagine capillare coordinata dalla Procura di Catania e svolta dai finanzieri del Comando Provinciale ha permesso di scoperchiare un verminaio fatto di intrecci e corruzione. Eseguite in tal modo questa mattina 4 ordinanze di custodia cautelare, disponendo così il GIP gli arresti domiciliari, mentre nei confronti di altre 5 persone è stata disposta una misura interdittiva, in quanto a vario titolo i soggetti coinvolti sono responsabili di corruzione continuata, soppressione, falsità materiale e ideologica di atti pubblici. Ogni cosa ruotava all'interno dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania fra la fine del 2017 e i primi mesi di quest'anno. L'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, denominata Black Job, ha portato quindi agli arresti domiciliari il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania, Tito Amic. Negli anni scorsi passato anche dagli uffici acesi nel momento in cui si trovavano ad Aci Sant'Antonio. Quindi la responsabile dell'ufficio legale, Maria Rosa Rovato, poi Marco Lucio Forzese, già deputato regionale nella scorsa legislatura e candidato non eletto nell'attuale, e infine Antonino Nicotra, già consigliere comunale del comune di Catania. La misura interdittiva è stata disposta invece nei confronti di Francesco Luca, attuale direttore sanitario dell'ASP di Catania, sospeso per 12 mesi sia per l'attuale funzione che per il suo ruolo di rappresentante legale svolto dal 2009 al 2015 nell'ENAIP, un ente che si occupa di corsi di formazione. Ignazio Maugeri, attuale rappresentante dell'ENAIP, con divieto di esercitare attività di impresa o assumere uffici direttivi. Giovanni Patti, titolare di uno studio commerciale a Giare, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni. Orazio Emanuele, rappresentante di società esercenti la balneazione e vivaistiche, anch'egli con divieto di esercizio. Infine Salvatore Calderaro, gestore a Castel di Judica di una tabaccheria, sospeso dall'attività. L'investigazione, svoltasi con celerità nell'arco di 6 mesi, ha svelato l'esistenza all'interno dell'Ispettorato di un circuito corruttivo alimentato da saldi legami di amicizia che univano corrotti e corruttori, con continuo scambio di favori, cioè pacchetti di voti, incarichi alla regione, assunzioni in ospedali e forniture di beni. Ogni cosa ruotava intorno all'illegittima archiviazione di verbali derivanti dagli accertamenti eseguiti nel rispetto delle relative normative di controllo vigenti nella regione Sicilia. Ecco allora la scomparsa materiale dei verbali oppure la chiusura di tutti e due gli occhi. Riguardo la presenza di lavoratori in nero o assunti irregolarmente o ancora disponendo decurtazioni o rateizzazioni di sanzioni non previste in tali termini. In generale sancite accordi volti a sviluppare un proprio personale interesse, sacrificando gli interessi della collettività dovuti dai pubblici uffici.
Restiamo nel campo della cronaca. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Acireale hanno arrestato il 32enne Davide Copercini, ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Una pattuglia dell'arma lo ha riconosciuto e bloccato ieri sera in via delle Terme, in evidente violazione della misura a cui era sottoposto, che lo dava relegato entro i confini del comune di Acireale. Si trovava invece in territorio di Aci Catena. Adesso il giovane attenderà la direttissima agli arresti domiciliari. E adesso parliamo di sanità, la questione ospedale di Acireale al centro delle iniziative del Tribunale per i diritti del malato, cittadinanza attiva. Vediamo. Dopo aver riacceso l'attenzione sull'ospedale di Acireale attraverso una lettera aperta inviata alla Direzione Generale dell'ASP Catania, nella quale, oltre a sollecitare la riapertura del reparto di urologia, anche come unità operativa semplice, il Tribunale per i diritti del malato ha denunciato le carenze e le difficoltà che si registrano in numerosi altri reparti, in primis l'anestesia, soprattutto per la mancanza della figura apicale, a dire il primario di reparto. Tribunale per i diritti del malato che oggi giudica interlocutorie le risposte avute da parte del direttore generale, dottor Giuseppe Giammanco, e rilancia la questione ospedale organizzando per giorno 18 un focus sulla sanità appunto in ospedale. Noi l'avevamo già pensato come primo passo la lettera al direttore generale, perché sapevamo e sappiamo quali sono le difficoltà che lui deve affrontare, e quindi lo ringraziamo anche per le risposte, anche se le consideriamo allo stato attuale non soddisfacenti per risolvere i problemi che ancora oggi, a tutt'oggi, ci sono e che i cittadini ci continuano a segnalare. Quindi abbiamo pensato di andare avanti con le iniziative proprio per far conoscere un po' a tutti la problematica dell'ospedale di Acireale e in particolare anche vedere come fare a smuovere anche le autorità più in alto rispetto alla nostra città. Però è bene che questo problema venga anche veicolato attraverso la campagna elettorale che stiamo vivendo in questo momento. E allora abbiamo pensato di utilizzare la nostra giornata europea per i diritti del malato, che celebreremo il 18 di maggio, di utilizzare uno spazio in questa giornata proprio dedicato all'ospedale. Quindi abbiamo pensato di invitare tutti i candidati a sindaco all'ospedale di Acireale e con loro fare una chiacchierata tranquilla su quella che è la situazione attuale e come eventualmente loro pensano di poter anche intervenire un domani dovessero assumere la carica di sindaco. Per fare questo abbiamo incontrato anche oggi il commissario straordinario del comune di Acireale, il quale ha ascoltato la nostra situazione, che già conosceva perché era stato anche coinvolto in questo dal consiglio comunale, e ci ha assicurato la sua presenza giorno 18. La giornata europea dei diritti del malato, dunque, come occasione di dibattito e riflessione sui temi della sanità acese. La giornata si dividerà in due momenti. Al mattino, negli studi dei medici di famiglia, il Tribunale per i diritti del malato, cittadinanza attiva, veicolerà il messaggio della Carta europea dei diritti del malato, mentre nel pomeriggio, nella sala conferenze dell'ospedale, si terrà l'incontro dibattito con tutti i candidati a sindaco di Acireale. Intanto il Nursing proclama lo stato di agitazione e chiede un confronto con l'azienda sanitaria. Gravi carenze vengono rilevate dal sindacato degli infermieri all'ASP di Catania e all'ospedale di Caltagirone. Il sindacato da sempre denuncia la gravissima carenza di organico in tutti i presidi ospedalieri e etnei. Ci fermiamo, spazio alla pubblicità, a tra poco. Ottimo.
Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. AM Luce, accende la tua voglia di illuminare arredando. Vienici a trovare. Ti suggeriremo eleganti linee di illuminotecnica per qualsiasi ambiente, con tecnologia a LED dei migliori design. Guzzini, Bilux, Playled, Idealux, Pan. AM Luce, materiale elettrico e per l'illuminazione di interni ed esterni dalle migliori firme come Ticino, Vimar, Ave, Jevis. Materiali per impianti di videosorveglianza, citofonia, videocitofonia, automazione Nice di cancelli, serrande, basculanti. AM Luce di Maurizio Arcidiacono. Nuovo showroom in via Veneto 3436 a Cireale. Da una grande esperienza, una nuovissima apertura per la tua luce. Da OVS Kids è sbocciata la primavera! Tutti i colori della stagione, le più esclusive novità, aspettano bambini e ragazzi per vestirli in ogni momento della giornata. OVS Kids, Aci Catena, dal corredo 00 ai 14 anni. Tutto quello che cerchi con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima per chi ama i colori, la libertà di gioco, la praticità. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416. OVS Kids, mi piace! La Euroform promuove la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia, finanziati dal Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020, per operatore socioassistenziale OSA o animatore servizi all'infanzia con qualifica professionale, tecnico di produzione fotografica con rilascio specializzazione. I corsi sono destinati a persone in età lavorativa, disoccupati, residenti o domiciliati in Sicilia. Ai partecipanti che frequenteranno almeno il 70% dei corsi in aula o stage, verrà riconosciuta una indennità di 5 euro al giorno. Euroform, via Martinez 5, a Cireale. Per info 095 80 00 26 o euroformacireale.it. Elezioni ad Aci Sant'Antonio. Sono quattro le figure politiche che hanno ufficializzato la loro candidatura, ma si aspettano ancora nuove alleanze. Vediamo. Mancano poco più di 10 giorni alla data ultima per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno, ma ad Aci Sant'Antonio si lavora ancora per la ricerca di alleanze. Gli occhi di tutti sono puntati su Giuseppe Santamaria, che non sa ancora se appoggiare il centrodestra o il centrosinistra. La sua incertezza è ancora palese, ma si è ripromesso di prendere una decisione certa entro il prossimo sabato. Il centrodestra, invece, riunito intorno al nome di Antonio Di Stefano, corre verso l'amministrazione della città del Casalotto, che da 5 anni è guidata da Santo Caruso, esponente del centro-sinistra, e di nuovo in corsa verso la poltrona del primo cittadino. Se il centro-destra sta basando la sua campagna elettorale su tutto ciò che ad Aci Sant'Antonio deve ancora farsi, il centro-sinistra si basa su ciò che è stato realizzato. Una stessa realtà analizzata da prospettive diverse, il tutto lascia immaginare un testa a testa fra Di Stefano e Caruso. Concreta, determinata e ormai ufficiale la discesa in campo di Giuseppe Michalizzi con la sua lista Movimento Sant'Antonese, l'unico esponente di destra che non si è trovato rappresentato da Di Stefano. Michalizzi infatti sarebbe stato disposto a ritirare la sua candidatura solo se il centrodestra avesse proposto il nome di Tiziana Danna, secondo lui un profilo simile al suo, senza interessi e con il desiderio di sacrificio per il bene del paese.
Varese. Il quarto candidato a sindaco è Raimondo Fernito, che rappresenta il Movimento 5 Stelle. Fra tutte le liste, proprio questa, quella su cui si sono accesi più volte i riflettori, la prima volta perché all'interno della lista compariva il nome di Antonino Torrisi, poi sostituito, incompatibile con le regole interne del movimento stesso, in quanto nella precedente tornata elettorale era stato candidato fra le fila di AC Sant'Antonio Futura. L'altro colpo, che è stato poi sferrato soprattutto dal punto di vista mediatico, è stata la presunta incandidabilità dello stesso Ferrito, una candidatura, la sua, che non andrebbe a scontrarsi con la legge nazionale, ma ancora una volta con il regolamento interno. Ferrito infatti avrebbe preso parte alle parlamentarie della piattaforma Russo, privandosi del diritto di partecipare ad altre elezioni durante l'anno. L'ipotesi della sua incandidabilità sembrerebbe essere stata sconfessata dalla mancata presa di provvedimenti da parte della macchina organizzativa pentastellata nazionale, che lo considera ancora il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ad AC Sant'Antonio. Da AC Sant'Antonio ad AC Reale, un contratto di legalità con i cittadini, lo ha sottoscritto Michele Di Re, candidato sindaco alle prossime elezioni del 10 giugno ad AC Reale. Sentiamo. Due fogli nei quali vengono elencati diversi punti, ovvero gli obiettivi che si vogliono mantenere e quanto il candidato sindaco di AC Reale Michele Di Re ha stilato firmando un contratto di legalità con i cittadini nei giorni scorsi. Nella prima parte il candidato dell'area centrodestra mette in evidenza l'atteggiamento da mantenere durante la campagna elettorale, correttezza e rispetto degli avversari in primis, evitando forme di propaganda invasiva nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano. Da questa si vogliono escludere coloro che sono stati condannati, anche chi con sentenza non definitiva, ovvero colpite da provvedimenti cautelari o indagati per fatti di reato di cui si è avuta pubblica conoscenza, indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Soggetti dunque i cui reati commessi rientrano nel primo punto dell'articolo 1 della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie. Nella seconda parte del patto con i cittadini si dà spazio agli obiettivi da raggiungere per la crescita economica e sociale della città. Contrasto all'abusivismo, ai fenomeni del racket, all'usura e alle infiltrazioni della criminalità nella politica e nell'economia locale. E quanto Michele Di Re si impegna a fare, istituendo, qualora venisse eletto, entro 180 giorni dalla data di insediamento, la delega alla trasparenza e legalità con un capitolo di bilancio. Due aspetti che più volte vengono citati dal candidato a chiusura del contratto, dove si impegnerà a trovare un aiuto nelle associazioni con progetti mirati per le scuole. E non solo, qualora eletto, Di Re, entro i 180 giorni, vuole incrementare la vigilanza nelle aree interessate dalle attività industriali, artigiane e commerciali, insieme con la Polizia Municipale, con un occhio rivolto al centro storico e al mercato settimanale, ampliando il sistema di videosorveglianza. E in riferimento alle elezioni amministrative del 10 giugno, potere al popolo di AC Reale, riunitosi in assemblea lo scorso 30 aprile presso la Casa del Popolo di via Tono 38, ha deciso di non presentare alcuna lista o candidato sindaco nella prossima competizione. Qualunque malizioso e grossolano tentativo di accreditarci per la mancata presentazione di una lista ad un appoggio occulto alla lista del Movimento 5 Stelle e al candidato sindaco Stefano Alì, scrive Loredana Greco, è priva di fondamento e fuori di ogni realtà. Nel contempo si esprime un giudizio negativo per tutti coloro che, pur vantando o millantando una cultura di sinistra e avendo fatto parte di progetti di sinistra o progressisti, hanno dichiarato il proprio sostegno al Movimento 5 Stelle. Infine, scrive ancora Loredana Greco, di Potere al Popolo AC Reale, non si può non osservare con vero raccapriccio la composizione della coalizione di centrodestra del candidato sindaco Michele Di Re, una coalizione dove all'interno della quale c'è di tutto, con quale capacità programmatica non è dato però sapere. Parliamo d'altro. Prosegue ad AC Reale l'attività di scerbatura e pulizia delle strade. Domani l'intervento nella zona di Piazza Dante.
Scerbatura lungo vie e piazze di Acireale. Prosegue in questi giorni l'attività del personale della Tecra su precise direttive formulate dal commissario al comune, dottor Salvatore Scalia. La Polizia Municipale ha disposto così una serie di prescrizioni in materia di viabilità al fine di garantire al meglio il lavoro degli operatori, anche in condizioni di sicurezza. Domani mattina è stato così disposto il divieto di sosta dalle 7 alle 13 su ambo i lati di via Cecco Angiolieri, Largo Virgilio, nonché nelle vie Trilussa e Pirandello, nella zona quindi gravitante su Piazza Dante. Ieri i lavori hanno interessato le vie Martoglio, Brianzone, Guicciardine e Marchese di San Giuliano nel tratto compreso fra via Paolo Vasta e Piazza San Domenico. Oggi i lavori erano previsti in centro storico lungo le vie San Carlo, San Biagio e Piazza San Biagio e ancora nelle vie Petrarca e Torquato Tasso in zona Piazza Dante. Con la pioggia caduta in mattinata che ha permesso di svolgere, quando perciò possibile, solo un lavoro ad intermittenza. E adesso ci fermiamo. Spazio ancora alla pubblicità. A tra poco. Due volte meglio! Fino al prossimo 5 maggio da Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso avrai, con solo 5 euro in più, le stesse lenti graduate per un occhiale da sole e da vista. Due volte meglio! Come sempre da Tomarchio Ottica e Fotografia. Straordinario! Ed è anche semplicissimo. Infatti le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, finalmente le potrai avere per un tuo nuovo occhiale da sole o da vista con solo 5 euro. Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo, ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Regolamento interno al punto vendita. Irma SRL, in esercizio provvisorio, su autorizzazione del Tribunale di Catania, continua l'attività come punto di accesso del gruppo Centro Servizi Medici. Irma SRL, in esercizio provvisorio, effettua in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale analisi di chimica clinica, microbiologia, ematologia, biologia molecolare e citogenetica, citologia, intolleranze alimentari, allergologia, tossicologia e medicina del lavoro. Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30, sabato solo mattina dalle 7 alle 12. Irma SRL in esercizio provvisorio, ad Acireale, in via Paolo Vasta 158C, per info 095 60 62 40. Email segreteria irmacsm@gmail.com. Da Intimamente Casa. È primavera. Biancheria, idee arredo, pigiameria, corredi, intimo. Da marche come Gabel, Caleffi, dal colorato mondo Disney. In esclusiva la collezione Borbonese Casa. Intimamente Casa. Biancheria di qualità rigorosamente made in Italy e tutto per la sposa. Siamo ad Acireale in via Paolo Vasta 24, di fronte alla posta centrale. Nuove collezioni di trapuntine, lenzuola, copriletti, asciugamani, tovaglie e tanto altro per la vostra casa. Seguiteci su Facebook. È arrivata, l'anzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E non sana, da Reda. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Festa della legalità ad Acireale, illustrato questa mattina il programma dell'undicesima edizione. La Festa della Legalità giunge all'undicesima edizione, concentrandosi quest'anno sul tema la cittadinanza digitale, orientamento per navigare responsabilmente sul web. La manifestazione, frutto di incontri e approfondimenti da parte degli studenti di diversi istituti scolastici accesi, è organizzata dall'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Acireale, da Libera, dall'Associazione Libera Cittadinanza e dal coordinamento dei professori degli istituti Ferraris, Regina Elena, Guglie Pennise e Maiorana Meucci. Quest'anno la relazione con questo campo vasto che è il web, che è internet, che è l'azione dei social network, per aiutare proprio tanti ragazzi, tanti giovani, gli studenti a riflettere su come anche dentro questa realtà si realizza
il desiderio di giustizia dell'uomo, no? Ricomporre in un ordine giusto anche queste dinamiche di comunicazione dentro questa realtà che si dice virtuale, ma che tanto virtuale non è, tanto è vero che c'è poi delle ricadute su quella che è la vita quotidiana, quello che i sentimenti, le emozioni. Questa mattina è stato presentato alla stampa il programma della giornata conclusiva della manifestazione che sabato 5 maggio si svolgerà alla Villa Belvedere di Acireale dalle 9.30 alle 12.30. Saranno presenti gli studenti che hanno partecipato attivamente non solo quest'anno ma anche negli anni passati al progetto e racconteranno ai presenti le proprie esperienze e le riflessioni sul proprio uso dei social network. L'uso e a volte anche l'abuso del web è stato sentito e vissuto in modo particolare, hanno imparato quelle che sono le regole, che ci sono delle leggi anche abbastanza ferree e hanno riflettuto anche su certi comportamenti scorretti che ahimè gli adolescenti tendono ad avere. L'interesse è stato massimo anche perché si alternavano delle slide, le competenze di chi parlava erano forti. Successivamente si sono incontrati per decidere insieme che cosa approfondire. Durante il penultimo incontro hanno avuto l'opportunità di mostrare agli altri compagni i loro prodotti, video, PowerPoint, riflessioni, letture anche di testi significativi. La parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù di via Paolo Vasta da Cireale, unitamente all'annesso Monastero della Visitazione, organizza per il giovedì di maggio delle catechesi mariane sugli scritti di San Francesco di Sales. Si comincia oggi alle 18.30 a tenere le conferenze. Sarà la nuova superiora del monastero, Suor Maria Elisabetta. Proseguono ad Acireale gli appuntamenti religiosi in onore della Madonna del Rosario nella ricorrenza del 275esimo anniversario del voto della città per la liberazione dalla peste del 1743. Oggi alle 18.15 raduno delle parrocchie Madonna del Carmelo e Santa Caterina dinanzi l'edicola votiva di Piazza Marconi. Seguirà un momento di preghiera e il pellegrinaggio fino alla chiesa San Domenico dove alle 19 si celebrerà la messa. Parliamo d'altro, ha riscontrato grande partecipazione ad Acireale il seminario promosso dagli ingegneri architetti acesi. A moderare i lavori Maria Grazia Leonardi, presidente dell'associazione, insieme a Marina Passaro, tesoriere del sodalizio. Dopo i saluti del rappresentante del credito siciliano Filippo Licata, dei presidenti degli ordini professionali e delle fondazioni, di Salvatore Maugeri, presidente dell'Accademia Letteraria e Fotografica Acese che patrocina l'evento, il seminario è entrato nel vivo dei propri lavori all'interno di un percorso culturale di riflessione multidisciplinare su arte, architettura, rigenerazione degli spazi pubblici e valorizzazione paesaggistica. I relatori, Marcello Sestito, professore associato di composizione architettonica presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, poi Ignazio Lutri, presidente INARC Sicilia e infine Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d'Arte. Si è parlato, dicevamo, di architettura, rigenerazione degli spazi pubblici e valorizzazione paesaggistica, argomenti che sono stati già affrontati dagli ingegneri architetti acesi in numerosi altri seminari e incontri, anche presso il villaggio Le Rocce di Taormina, con Antonio Presti nel tentativo della riqualificazione dei luoghi siti nella Baia di Mazzarrò. Un interessante incontro formativo per gli ingegneri architetti acesi. Parliamo d'altro, abbissato i consensi e il successo di pubblico registrati lo scorso anno. Parliamo della mostra del giocattolo vintage promossa ad Acireale dall'associazione Fomalò presieduta da Simone Pittera con il supporto del consigliere comunale Silvestro Torrisi. La mostra è stata ospitata nei locali dell'ex angolo di Paradiso, Villa Belvedere di Acireale. Tante le attrattive, gli angoli del giocattolo, la numismatica, la filatelia,
arte, l'IA, il modellismo statico e poi ancora libri e fumetti e collezionismo in genere. Una mostra, ci dice il presidente Pittera, che si è conclusa con una buona affluenza di pubblico in soli 2 giorni. La cosa che più mi fa piacere, afferma il presidente del sodalizio dell'associazione Fomolò, Simone Pittera, è che molti accesi hanno apprezzato l'iniziativa. Ci avviamo di certo alla 3ª edizione, aggiunge Pittera, che potrebbe tenersi nel periodo natalizio. Domani alle 11 nella sala giunta del Palazzo di Città di Aci Catena, conferenza stampa di presentazione della prova catenota dei campionati regionali strada, pattinaggio, corsa, in programma domenica 13 maggio all'interno della villa comunale del centro cittadino. Siamo al termine del nostro giornale e allora previsioni meteo per domani. Nubi sparse con a tratti poco nuvoloso, le temperature si manterranno stabili tra i 16 e i 19 gradi, venti moderati, mari da mossi a poco mossi. È tutto anche per questa edizione del nostro giornale, grazie come sempre per essere stati con noi. TG Reporter vi aspetta domani alle 13.40. Arrivederci.